Prima di guardare questo video, abbiamo una semplice richiesta. Sosteneteci prima con un mi piace per questo video. Siamo stanchi e siamo molto stanchi e non vi lesiniamo per qualsiasi nuova informazione sul tempo in Italia, ma dall'altro purtroppo, non supporti questo canale per continuare, e questo è ciò che ci fa pensare di smettere di pubblicare video che richiede molto del nostro tempo. Quindi spero che ci motiverai con ammirazione per questo video in ordine per continuare con voi e fornire il meglio. E grazie. Per tutti, la forte ondata di caldo che sta vivendo il nostro paese in questi giorni è un'ondata di caldo insolita, e le temperature sono superiori alla media stagionale ed eccezionali. Pertanto, occorre prestare attenzione, e hanno cercato di evitare l'esposizione al sole cocente, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e la sua causa è la formazione di una gigantesca cupola di calore nel bacino occidentale del Mediterraneo, precisamente nell'Italia meridionale. Il freddo, come vi abbiamo precedentemente assicurato, le aspettative sono ancora stabili. A partire dal 26 luglio, una massa fredda e umida si precipiterà verso le regioni del nord Italia, e il 27 questa massa si approfondirà maggiormente verso le regioni centrali, e la pressione atmosferica diminuirà sensibilmente in Italia da nord a sud, e le temperature cominceranno a scendere gradualmente, con la possibilità del ritorno della pioggia, e altri e più precisi dettagli. Restate sintonizzati per questo dopo, e alla fine siete in buona salute.